Buenos dias ragazzi, a proposito di mezzi super caglienti, a sto giro abbiamo esagerato. Infatti non ho mai portato sul canale una Vespa e ho detto questa è l'occasione giusta. Qui con me abbiamo una Vespa 50 Special, però ovviamente di originale non c'è nulla, o meglio ben poco. Vi dico subito cosa monta: cilindro 144 quattrini, quindi mi sa che prenderà il volo questo mezzo. Carter quattrini, carburatore 34 dell'orto, giusto per non lasciarlo con la gola secca, marmitta e Giz Cobra Evro, super artigianale, qualcosa di veramente forte che non si vede in giro. Accensione Parmakit, rapporti e frizione Krimaz, solo roba al meglio. Bene, ora non resta che andare a fare un test caliente. Vamos! Attenzione! Come ruggisce! Cioè, mi sto innamorando delle Vespe, incredibile! Wow! Wow! Sentite! Wow! È un missile! Figa anche questa roba del cambio che è lunghissimo, cioè la quarta è lunghissima. Questa vi permette di mangiarvi questi mega rettilini. Anche i ciclisti, che bella rigida, mi piace. Adesso che il motore è caldo voglio farvelo sentire bene. Madonna quanto gira! Pazzesco! Vamos! Oh! Ma cos'è? Cioè, sentite come prende i giri! E voglio una, assolutamente. Me gusta la chica. La vera domanda è: si impenna un mezzo così? Proviamo! Wow! Si impenna! Garantito!
cioè più la uso, ragazzi, e più mi innamoro di questo mezzo. Ne voglio una. Proprio così. Sì, guardate come si impenna. Cioè, adesso devo prenderci un bel po' la mano perché è tutto diverso rispetto a una moto. Però si impenna. E ora, ragazzi, piccolo confronto anche con un KTM 300. Bello preparato anche questo, tra l'altro. 2, 1, via! I primi metri ne ha, eh! Avete visto, ragazzi? Incredibile, però, bellissimo. Anche questo mezzo si difende bene, ovviamente, ragazzi, a 300 di motore ne ha. Non due sgommate qua, dai, due sgommate anche qui. Oh! Il buon vecchio carburatore regala sempre emozioni. Ragazzi, che dire, sono restato proprio a bocca aperta. Non mi aspettavo tutto questo da una moto così, anche perché in passato l'avevo già provato un cinquantino e l'avevo molto snobbata la Vespa, ma così tirata fuori, preparata così, è qualcosa di veramente assurdo. Secondo me potrebbe mangiarsi molti 125, ecco. Bene, spero che il mezzo di oggi sia abbastanza caliente. Se così fosse, sfondate quel tasto like. Io non posso fare altro che ringraziare il proprietario. Tra l'altro vi lascio il link qua sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per sempre contenuti molto più fuego.